Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Il video di oggi è un video un po' particolare, soprattutto perché in collaborazione con la mia Serena, vale a dire Siri Sop. Come sempre vi lascio giù nell'info box il suo link al canale di YouTube e anche ad Instagram. Dunque, con Serena stavamo pensando proprio a che video fare quando all'improvviso è arrivata l'illuminazione e abbiamo deciso di condividere con voi 5 libri poco conosciuti su BookTube e Bookstagram che noi invece consigliamo. Prima di cominciare, piccolo disclaimer come al solito, giù nell'info box trovate sempre i link ai miei social e il link alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate da lì io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere il canale. Quindi, senza cincischiare oltre, cominciamo con il video e mi raccomando, andate a vedere anche il video di Serena che, come sempre, vi lascio giù nell'info box. I libri che ho scelto per questi 5 consigli di lettura non sono libri propriamente famosissimi su Bookstagram e BookTube, o almeno non sono libri che io ho visto profondamente pubblicizzati su questi due social. Nonostante questo, sono libri che io ho amato davvero con tutta me stessa, alcuni li ho letti anni fa, mentre altri, in particolare modo due, sono libri che ho letto relativamente recentemente. Direi di partire proprio dai libri che ho letto recentemente, ed il primo non poteva non essere La strada di Cormac McCarthy. Come sapete, io ho letto La strada a inizio anno ed è entrata di prepotenza fra i miei libri preferiti. Viene definito come un distopico, ma in realtà non è un distopico classico. Non si capisce il perché di questa America post-apocalittica e non si capisce neanche dove i protagonisti si stiano dirigendo, ma è in sostanza la storia di un viaggio. Detta così, può sembrare una storia amorfa o comunque una storia senza trama, e probabilmente lo è senza trama. Nonostante questo, però, dato che non ha effettivamente un inizio e una fine, risulta essere particolarmente curiosa per il lettore e tra l'altro l'atmosfera che rappresenta questo libro è davvero inquietante. A me è piaciuto tantissimo, ci sono state tantissime frasi che mi hanno fatto riflettere, in particolar modo perché i protagonisti, un padre ed un figlio, che fra l'altro sono totalmente spogliati della loro identità, si scambiano delle conversazioni davvero minimali, che però arrivano totalmente al fulcro e al cuore della coscienza umana. Secondo libro relativamente recente è Il tredicesimo dono, un libro che io ho letto probabilmente a Natale di 3 anni fa e che mi ha colpita come un pugno in faccia. Il tredicesimo dono narra la storia di una famiglia senza un padre. Il padre di questa famiglia è morto purtroppo precocemente, e di conseguenza la famiglia è costretta ad affrontare questo Natale senza il capofamiglia. È un libro davvero piccolino, ma che mi ha colpita tantissimo al cuore perché questa famiglia riceve ogni giorno prima di Natale dei regali. Non sono regali maestosi, però sono regali fondamentali per questa famiglia. Fanno un po' riprendere la voglia di curiosare in giro ai ragazzini protagonisti e fanno un po' anche riprendere la fiducia nel mondo e nella gente alla donna protagonista, alla madre di questa famiglia ormai a metà. È un libro molto emozionante, un libro commovente. Come ho detto, io l'ho letto a Natale ed è una lettura perfetta perché, anche se risulta essere un po' drammatica, è comunque una lettura che scalda il cuore. È una lettura che fa ricercare un po' quella che è la fiducia nel genere umano, nella gente. A me è piaciuto davvero, davvero tantissimo. Non so quanto sia conosciuto perché in realtà la Garzanti lo ha un po' pubblicizzato, però io non l'ho mai visto né su Bookstagram né su BookTube e ci tengo che libri del genere vengano comunque letti perché sono libri che, oltre ad essere scritti davvero bene, nascondono degli insegnamenti molto importanti. Il terzo libro all'interno di questa carrellata è un thriller ed è Central Park di Guillermo Musso. È stato il mio primo libro di Musso, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto, però effettivamente mi è piaciuto tantissimo, l'ho divorato in pochissimo tempo, non è un libro grande, però non è neanche piccolo, è un libro nella media, ma la trama è profondamente avvincente. Se lo dovessi definire, non lo definirei proprio uno dei soliti thriller. È un thriller che esplora molto l'animo umano e che mette in dubbio un po' quelle che sono le prospettive del protagonista, dell'antagonista e della situazione in generale. È stato un thriller che ha particolarmente giocato con le mie intuizioni. Io non mi aspettavo assolutamente un libro del genere perché non credevo che Musso potesse creare un libro geniale come davvero questo libro.
se potessi, probabilmente lo rileggerei al volo. Non posso generalmente rileggere i libri perché ne ho così tanti in TBR che probabilmente mi assalirebbero e mi ammazzerebbero. Quarto libro è un libro davvero piccino che io non ho mai visto da nessuna parte, ma che secondo me andrebbe davvero davvero letto e comunque andrebbe pubblicizzato un po' di più. L'autore è francese, ha scritto tra l'altro molti libri, recentemente, forse nel 2017, è uscito il suo nuovo libro, che io ancora non ho letto, però il mio preferito dell'autore rimane comunque Neve di Maxime Fermin. Ora, Neve, un po' come La strada, è un libro che non ha una trama lineare. È un libro che narra la vicenda di un ragazzo che vuole, diciamo, decidere che cosa fare della propria vita. E per farlo affronta dei viaggi. Viaggi che non sono soltanto fisici, ma sono viaggi profondamente legati alla propria interiorità. Ora, il modo in cui Fermin scrive non è il modo tipico del romanzo. I capitoli sono molto corti, il modo di scrivere dell'autore è molto evocativo, la trama è ridotta quando possibile all'osso. Però è un libro che comunque mi ha tanto colpita, è un libro che poi mi ha spinta anche a comprare altro dello stesso autore, quindi secondo me è un libro che vale la pena di leggere. Tra l'altro, questo qua è stato il primo di Fermin che ho letto, io ad oggi ne ho letti 5. Sì, ho letto 5 libri di Fermin, ben presto spero di poter leggere il sesto da parte dello stesso autore. Però questo qua secondo me è il libro adatto per cominciare. Tra l'altro è piccino, si legge davvero in una giornata, anche perché appunto, magari vi faccio vedere, i capitoli sono davvero piccoli, non c'è tantissima trama, però anche solo per quello che evoca nella mente del lettore, secondo me va letto. Ultimo libro all'interno di questi miei 5 consigli è un fantasy, perché ovviamente non potevo esimermi dal ficcarcene uno. E sto parlando di un fantasy che in realtà è proprio sconosciuto, o quantomeno credo che non sia particolarmente conosciuto perché è davvero vecchio. Io credo di averlo comprato quando avevo 13-14 anni, ma a distanza di anni ricordo perfettamente la trama e ricordo perfettamente le emozioni che mi ha suscitato. Sto parlando del Viaggio della strega bambina di Celia Res, Oris. Che è un fantasy un po' particolare, un fantasy degli anni 2000, si percepisce un po' la novità all'interno del libro, che parla della vita di una bambina che è considerata una strega e quindi del viaggio di questa bambina all'interno di vari paesi e ovviamente del suo processo di maturazione. È un libro piccino anche questo, non è grandissimo, però è un libro ricco di considerazioni, è un libro che è pieno di avventura, ma è pieno di insegnamenti, è pieno di suspense. È un libro che comunque scorre tantissimo, è un libro per giovani lettori, ma secondo me può essere adatto anche ai lettori un po' più adulti. Io lo rileggerei tranquillamente a 25 anni, vale a dire l'età che ho adesso, e credo che mi sorprenderebbe come la prima volta che l'ho letto. Sinceramente non so se il libro si trova ancora in giro, probabilmente su Amazon c'è, e se c'è io vi prego di leggerlo, quantomeno di dargli una chance anche in ebook, perché tra l'altro è ambientato nel passato, è ambientato nel 1600 più o meno, e quindi è anche curioso notare come l'autrice ha rappresentato gli usi, i costumi e il modo di vivere dell'epoca. A questo libro c'è un seguito che si chiama Se fossi una strega, e anche quello mi è piaciuto tantissimo. Non è generalmente Laresso, Laris, non so bene come si pronuncia il cognome, un'autrice molto conosciuta, ma ribadisco, secondo me ne vale la pena. Quindi, questi erano i miei 4 più 1, che al momento non ho perché ce l'ho solo università, libri poco conosciuti su BookTube e su Bookstagram che a me sono davvero tanto piaciuti e che secondo me andrebbero letti. Non so quanti di voi li conoscono, mi raccomando fatemelo sapere perché sono davvero curiosa di sapere se avete letto, comunque se avete mai sentito questi titoli. E soprattutto fatemi sapere se voi avete dei libri poco conosciuti che mi consigliate. Io sono sempre aperta a nuovi suggerimenti perché ovviamente mi piace scoprire nuovi libri. Mi raccomando inoltre di andare a vedere il video della mia adorata Serena, lo trovate appunto giù nell'info box. I libri che abbiamo scelto sono diversi, quindi io ho scelto 5 libri, lei ne ha scelti altri, i titoli non sono uguali, tra l'altro i libri che lei ha scelto io non li conoscevo, o almeno non tutti, quindi spero che possiate trovare dei libri e dei nuovi titoli che vi incuriosiscano. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!